in compagnia di coach Ciociola al termine di questa gara 3, tanta delusione, amarezza, nonostante abbiate messo tanto cuore, non è andata come, non c'è stata appunto questa vittoria che tanto speravate, che vi avrebbe portato a salire a un gradino più, diciamo, superiore. Beh, questa era tutt'altra partita riguardo gara 2, è andata sulla falsa riga di gara 1. Abbiamo fatto la solita partita di playoff. Cerignola è stata brava a mettere il naso avanti alla fine con la tripla di Triglione, a prendere 7 punti di vantaggio e gestire gli ultimi 3 minuti. E fino a quel punto eravamo lì in partita. E niente, partite tiratissime qui a Cerignola, merito ai miei ragazzi, perché nel momento in cui abbiamo avuto il fattore campo favorevole non c'è stata storia. Purtroppo questi sono i playoff, paghiamo una classifica finale 7° posto, e la bella in casa al Cerignola è un fattore per loro. Tanta tenacia ma forse poca sostanza sotto la plancia, che dice? Non penso che la partita sia stata persa lì, penso di più che la partita sia stata persa in alcune nostre gestioni di palloni nell'ultimo quarto. Se Monier l'ultima palla, anzi, una degli ultimi palloni, anziché lanciare Rodriguez in una situazione di contropiede affannosa, gestiva il pallone e gli ultimi due tiri possessi nostri fossero andati dentro, forse adesso stavamo parlando di un altro risultato. Sotto la partita si gioca, è dura, gli scontri sono fisici e si può rischiare di non far canestro. Merito a tutte e due le squadre comunque, perché oggi veramente si è vista una bella pallacanestro, una pallacanestro di livello, nonostante il nervosismo dei giocatori e di tutti gli addetti ai lavori. Anche se mancavano pochi secondi alla fine della gara, un infortunio forse ha influito leggermente sulla partita? Beh, mancavano 9 secondi, Umberto già aveva problemi all'altra caviglia e aveva preso un'altra storta a metà terzo periodo, ha stretto i denti, ha fatto una grossa partita ribattendo colpo su colpo alle triple dell'Olimpica. No, non ha deciso assolutamente l'andamento della gara quell'infortunio. Il fatto che si sia giocata la gara 3 dimostra che si sia trattato comunque di due squadre allo stesso livello, la stessa potenza tra virgolette tecnica. Beh, certamente, ma i parziali ne sono una dimostrazione: gara 1 persa di 1, gara 2 dominata da noi, gara 3 persa di 5 punti se non sbaglio, tirata fino all'ultimo secondo. Queste sono due squadre che meritavano di passare entrambe, era forse il quarto di finale più in bilico. Ovviamente noi abbiamo buttato la qualificazione in gara 1 dove abbiamo perso di un punto, venire qui e vincere oggi significava fare un'impresa, soprattutto dopo gara 2. I ragazzi ce l'hanno messa tutto, hanno giocato con la testa, non hanno mai mollato un centimetro. Abbiamo gestito male un po' di attacchi, lì abbiamo pagato secondo me il risultato a favore dell'Olimpica. Come andrà la semifinale secondo lei? Adesso non so San Severo cosa ha fatto, San Severo Olimpica oppure Adria Bari Olimpica, sono due partite totalmente diverse. Sinceramente io ho pronosticato a inizio playoff San Severo in finale, un po' per il lavoro che sta facendo Fanizza a San Severo, metodico, un po' per la forza del San Severo. Ovviamente adesso l'Olimpica può essere la sorpresa, hanno giocatori che fanno canestro, sono compatti hanno dalla parte loro il fatto di essere di non morire mai, quindi risultato aperto a tutte le vittoria o sconfitta per entrambe. Ringraziamo coach Ciociola e dal Pala di Leo è tutto, grazie.
Paladileo, siamo in compagnia del coach Antonio Russo dell'Olimpica. Allora, grande tenacia, grande cuore, gara 3 vinta, ora la prossima gara. Sì, abbiamo superato il turno con non poche difficoltà, la partita è stata abbastanza dura. L'esperienza delle due precedenti partite ci ha un po' indotto ad assumere un atteggiamento più propositivo e soprattutto sui vari loro terminali. La differenza si è vista dove abbiamo contenuto molto Rodrigo Monier, che l'ultima partita ci ha fatto 30 punti e quella di questa sera gli abbiamo sottratto 1-0, ce ne ha fatti 3. Questa la dice lunga per il risultato finale. In effetti il loro potenziale, se andiamo a valutare e vedere un pochettino le percentuali, i canestri fatti nell'arco del campionato si attestano sui 65-70 punti. Grande prestazione di Romano, anche Pedro Rubera, in complesso tutta la squadra insomma ha fatto un'ottima gara. E questa è la nostra forza, se noi riusciamo a giocare di squadra e tutti insieme senza nulla tralasciare, non possiamo cedere nemmeno una pedina della nostra squadra, altrimenti abbiamo grosse difficoltà. Se la squadra gira addirittura esprimiamo anche una bella pallacanestro. Prossimo obiettivo, vittoria. Vabbè, io ce lo auguriamo, me lo auguro. Andiamo a giocare lì a San Severo senza avere nessuna pressione addosso e forte dell'esperienza già del campionato dove abbiamo già vinto, però i playoff è tutta un'altra, abbiamo visto, è tutta un'altra cosa, però noi andiamo lì e ce la giochiamo, vediamo un po', vinca il migliore. Grazie coach Russo, allora in bocca al lupo, la ringraziamo. Palla di Leo, siamo in compagnia di Ciccone al termine appunto della gara 3, un po' di amarezza, tanta delusione proprio per la sconfitta, cosa ne pensi? Direi un bel po' di amarezza, ci avevamo creduto per come era andata a gara 1, abbiamo capito che ce la potevamo giocare, poi in gara 2 siamo stati insomma nettamente superiori, eravamo fiduciosi, però loro comunque hanno giocato bene con intensità, noi abbiamo segnato poco, segnando 57 punti su questo campo non è che si vince, quindi va bene così. Ecco, anche un po' di amarezza per le decisioni arbitrali che ci sono state. Beh, quelle ci stanno, sinceramente, non do quasi mai la colpa agli arbitri per le sconfitte. Sinceramente, se tu metti la palla nel canestro, l'arbitro non te la può togliere, quindi non ho niente da dire sugli altri. Ultimi secondi della gara, c'è stato un infortunio che forse ha influito leggermente sulla gara. Sì, si è fatto male Gramazio, che poi alla fine è il nostro unico playmaker di ruolo. Probabilmente la partita era già decisa, però sicuramente ne abbiamo risentito. Speriamo che non sia niente insomma, per il ragazzo. Pronostici sulla semifinale? Pronostici sulla semifinale, se non so contro chi giocano, contro San Severo è dura. Se prendono San Severo. San Severo ha vinto. San Severo ha vinto, è abbastanza dura, specialmente andare due volte a San Severo non sarà facile. Allora, ringraziamo Ciccone e dal Palla di Leo è tutto, grazie. Palla di Leo, siamo in compagnia del presidente dell'Olimpica, Rosario Saracino, gara 3 vinta, ora la semifinale. Intanto faccio i complimenti a Manfredonia perché secondo me anche Manfredonia meritava di passare questo turno per quello che ha fatto vedere in campo. L'avrei detto anche se avesse vinto perché oggi Manfredonia poteva vincere. Anche se siamo stati più in palla noi, siamo partiti bene, abbiamo mantenuto il vantaggio, solo in un'occasione ci hanno superati, però sono stati sempre lì a mordere il nostro polpaccio, abbiamo fatto degli errori che potevano compromettere la partita, però ce l'abbiamo fatta, ma davvero il primo pensiero è i ragazzi di Manfredonia, affranti e delusi ovviamente, però una doveva passare e siamo passati noi, quindi complimenti a loro anche. Grande tecnica dell'Olimpica, il cuore però ha fatto il resto. Che cosa ha visto di questa partita? Queste partite, se non ci metti il cuore, puoi lavorare in palestra tutto il tempo che vuoi, puoi preparare tutto quello che vuoi, ma se non ci metti il cuore, la grinta, gli attributi, queste partite non le vinceresti mai. E ancora una volta, ragazzi, nel momento in cui c'è da essere giocatori combattivi l'hanno dimostrato, no? Tutti quanti, chiunque è entrato in campo ha fatto il proprio dovere, ripeto, davanti a un Manfredonia molto molto agguerrito e pronto a portarsi la partita a casa, quindi veramente grande cuore ragazzi e complimenti ovviamente anche a loro. Grande prestazione dei giocatori che sicuramente hanno ammutolito il pubblico, i tifosi che abbiamo visto gridare, urlare a favore appunto dell'Olimpica, lei cosa ne pensa? Ma guardate, il maggior risultato di quest'anno è quello che si è costruito intorno all'Olimpica, è quello che è nato attorno all'Olimpica.
Io credo che abbiamo un tipo di pubblico e un seguito che secondo me non è secondo a nessuno in tutta la Puglia, lo vedete anche voi quello che succede. Quindi vittoria dei ragazzi, ma vittoria anche di questo movimento che cresce non più controllabile, insomma alla fine sono tantissime persone, si sono avvicinate, tutti danno una mano. Oggi alle 3 c'erano 40 persone al palazzetto a dare una mano, avete visto quello che hanno fatto. Quindi per me che ho cominciato con tante difficoltà è una grandissima soddisfazione e che dà la carica anche ai ragazzi, perché quando i ragazzi giocano con questo pubblico è chiaro che danno il 200% e in campo si è visto. Come sarà la prossima partita, la semifinale? Mi hanno appena detto, non è ufficioso, però credo di aver sentito che il San Severo ha battuto l'Adria Bari. Quindi dovremmo affrontare il San Severo con l'eventuale Bella fuori casa. Però siccome quando giochiamo fuori casa con noi vengono tantissime persone, insomma, affronteremo San Severo consapevoli che abbiamo fatto più di quello che avevamo preventivato quest'anno. Siamo nelle semifinali della C nazionale. Se 8 mesi fa pensavo a questa cosa avrei riso da solo, ma il cuore della gente, dei giocatori ci ha spinto fino alle semifinali, ecco, ora siamo lì. San Severo è vero che l'abbiamo battuto 2 volte, però ha una squadra superiore alla nostra tecnicamente, noi dovremmo riempire questo gap con il cuore, ecco, se la partita ce la giocheremo, se ci metteremo tutto quello che abbiamo. Diversamente, insomma, San Severo parte favorita e noi non ci illudiamo. Però questi ragazzi sono capaci di tutto. Ecco, non ci resta che augurarvi in bocca al lupo e la ringraziamo, Presidente Saracino. Grazie a voi che ci seguite sempre, che crescete insieme a noi e che ci aiutate nella divulgazione di quello che sta facendo l'Olimpica. Probabilmente molte cose che succedono nel palazzetto senza la vostra cassa di risonanza non accadrebbe. Quindi un grazie anche a voi. Grazie ancora e dal Palladino è tutto.